quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina reale. Oggi ciao! Fatto in collaborazione con American Uncle. Bene. È arrivato un pacco di American Uncle. Non conoscete American Uncle? Cercatelo sui link che vi lasciamo qui giù in info box. È un'azienda che propone box o anche cibo sfuso di provenienza estera e soprattutto americana. Insomma, ti piace? E ora vediamo. E allora quindi apriamo il pacco. Attenzione. Nel pacco. Noi non abbiamo sbirciato, stiamo pronti. Stiamo aprendo con il pacco con voi. Perché sennò certi golosoni dall'apertura del pacco all'accensione della videocamera avrebbero dimezzato le scorte. Forza, apriamo. Allora, occhio che mi arriva un pugno. Ora sicuro. Ok. Dai, lo tengo io. Allora, guardate, intanto arriva tutto super ben imballato. Io già vedo una cosa che a te piacerà tantissimo. Dai, tira fuori. Wow! Cereali! Cereali Reese's Puff! Cereali sai cosa sono? Al burro di nocciolina. Al burro di nocciolina. Queste la mattina me le mangio. La mattina con un buon latte, che di cosa? Di nocciola o di mandorla, questi sono fantastici. Va bene. Vediamo un po', vuoi assaggiare? Cosa c'è dentro? Vabbè, è tutto scritto naturalmente in inglese. Dentro c'è tipo un visore war. Sì, allora, whole grain corn sugar Reese's peanut butter, fatto da peanut sugar, monoglyceride, spinach oil, salt, molasses, corn starch, dextrose, corn meal, corn syrup. Va bene, canola, facciamo una cosa, assaggiamolo, freniamocene di quello che c'è scritto. Ma soprattutto non credo non che ci sia nel latte, non c'è nel latte, mi pare. Non c'è nel latte, il latte lo devi mettere nella tazza, certo che non c'è il latte, è naturale, no? No. Che c'entra? Deve esserci il latte nella preparazione. Allora, assaggiamolo. Prego. Io me ne prendo uno. Prego. Fa odore. Via, un burro di noccioline. Ragazzi, compratelo. Approvato. Voto 10. Come buono. Alessandro. Ma non devi dire compratelo, non c'è bisogno. Ma è buono. È buono? Allora, e ci sono un sacco di vitamine dentro, tra le altre cose. Buono. Buono, 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 veramente. Lo assaggio pure io. Vai, assaggialo pure tu. Bravissima. Non avete detto la cosa più importante? Cioè? Ah, è leggermente salatino. È un po' dolce, un po' salato. È una di quelle cose che appena cominciate a mangiare non la smettete più. È vero. Poi, seconda cosa, la carta. Dai. Guardate che bella questa carta. E poi, va bene, sì, dai, altra carta. No, invece, posso scegliere io? Vai, vai. Ma queste qua. No. No. Le palle di neve. Però, snowball. Snowball. Creme filled cake. Madonna, cake. Cosa ci state? Allora, le palle. Le palle. Smettetela, questo è un canale per. È un canale serio. A tutti i bambini di tutte le età. Ragazzi, leggere gli ingredienti mi viene difficile. E quindi Gabriele morderà per voi una palla. Detto così, ragazzi, non ci fate caso. Cosa? Okay. Sono un po' morbide e un po' rosa. Sono tipo briochine. Sono tipo briochine, forse il cioccolato, questo qua mi ha voluto. Sanno di plum cake. Madonna mia! Dentro è ripieno. C'è tutto un mondo intorno. Fallo vedere. Tutto un mondo fantastico. Marshmalloso. Tipo briochine e poi dentro c'è questa crema. Puoi assaggiarlo? Sì. È la crema quella americana che fanno. Ah, la cosa, la fluffy, la. No. La frosting. Brava. Va bene. Il marshmallow. Anche questo 10. Anche questo 10, benissimo. Riponiamolo, morbido morbido. Poi. Con la sola imposizione delle mani vi ungo giacca e cravatta. Un attimo, mi prendi una salvietta, grazie, grazie. Scusate, dopo questo dolce così molto mitico. Dolce. No! Mitico! Mitico! Questo è, però non è birra, è un energy drink. No, meraviglioso. Assaggiamo? Lo vuoi assaggiare adesso? Sì, assaggiamo. Orange flower, wonderful orange flower. A me non
Facciamo io. Questo però lo assaggio io, va bene? Non è per te. Oh mio Dio, tu non lo vuoi bere questo. Questo lo assaggiamo io e papà. Questo è un energy drink di Mimazza, molto red, molto orange. So orange. Fantastico, solo per avere la lattina della DAF, poi ti faccio il portapenne con questa, su arte per te. Sembra buono, buono. Energy drink, mi raccomando, non buttate la lattina. La prossima volta quando avrò più anni. Bravo. Non ha un po' del crodino, è una cosa in mezzo tra un crodino. Ecco, io, è un crodino, è la biochetasi. Ma è il crodino, io l'ho mangiato, buono, è buono. No? Il crodino analcolico sì. L'hai bevuto, sì. E va bene. No, questa è funzionata con sostanze energizzanti. Va bene, allora voi che ne dite? Direi buono, carina. Poi soprattutto la lattina, quindi rimane anche ricordo. Cioè, io voglio la lattina. Adesso qua facciamo un lavoretto su arte per te per forza. Bene, e questo è andato. Quindi quello lo teniamo per quando. Ah, questo è bello. No, vabbè, questa la conserviamo, questa non possiamo aprirla, ragazzi. Vi faccio i cupcake. Indulgent chocolate fudge. Flower icing. Oppure? Wow. Oppure? Dico, oppure, che cos'è sto coso allora? Questo è il topping per i cupcake. Ah, già pronto? Wow. Sì, oppure la copertura per le torte al cioccolato, non solo al cioccolato. Sarebbe veramente il fudge. Il fudge può essere anche il ripieno. Comunque è una tipica crema americana. Aspetta, faccio vedere io. Spettacular. Così tu parli. Fantastico, ho sempre desiderato di possederla. No, veramente ho sempre desiderato di possederla. E quindi ora ce l'ho. Bravo. Faremo qualche cosa. Anche per questo. Vedremo. Ah, le Skittles! Fantastiche! Le conoscete le Skittles? So non che potete sono alla frutta. Non potete dire di conoscere l'America se non avete mai assaggiato le Skittles, le fantastiche più famose caramelle americane alla frutta. Dai. Assaggiamole. Sono a forma di fagiolo. Io dico, come lo sai? Perché a me le portava Sean, che era un mio amico. Ma queste non sono più a forma di fagiolo, perché sono ricoperte di cioccolata. Anzi, no, sono yogurt. Allo yogurt. Sono Skittles ricoperte allo yogurt. Saranno meglio delle M&M's. Assaggiatele. Allora, facciamone vedere una. Hanno la S di Skittles. Vai. S di Skittles. No, io passo. No, Skittles. Non mi piace. Dai, Skittles, non fare lo Skittles. Non è male. Il profumo è molto yogurtoso. È un po' acidulo. Dalla tua faccia si evince di sì. Vediamo la faccia. Non è il massimo, però. Con dove stai andando, Enzo? E questa volta chiederò un occhio americani. Quindi voto 8. No, devi essere sincero, non devi votare 8. Vabbè, 7. Sincerità. 7. Tuga? No, a me una basta. Okay. Le Skittles non mi sono piaciute. E pensavi che non ricordo così piacevoli quando ero piccola. Mangiatele tu. Bene. Adesso basta, ci vuole un po' di salato. No, ragazzi, fantastiche. Fantastiche. Cosa sono? Queste sono le Hearts, le Cheese Curd Baked. Le Baked Cheese Curd. Sono dei conetti di formaggio? Formaggio, sì, le patatine, infatti. E sono del famoso castoro chipper. Ah, pensavo che era altro. Ma sei sicura che è un castoro? Sì. Potrebbe essere uno scoiattolo. No, lo scoiattolo. Bene, vediamo se c'è dentro lo scoiattolo. Vediamo. Che odore fanno? Di patatine, buone, di... No, non di una... Ah, sono quelle patatine tipiche americane che ti lasciano tutte le mani... Arancioni. Quelle dei film, tipo. Quella tipo di Toy Story. Buonissime. Non lo capisco perché sono così buone. Fatte con vero formaggio. Perché le altre con cosa fanno fatte? Con finto formaggio? Non lo vogliamo sapere. Non lo vogliamo sapere. Comunque sono buonissime, buone. Veramente. Peccato che sono poche. Sono poche, eh? Va bene. Voto? Voto 10. Tu bevi? Energy drink? Mettiamole da parte. Questa stasera che è sabato poi ce ne finiamo. E passiamo di nuovo sul buono. Ok, allora un barattolo, vediamo. Prendi un barattolo. Un barattolo. No, questo? Sì, lo scarto io. Io quando vedo i barattoli.
La crema questa è la crema salsa hot. Hot salsa per le Doritos. Peperoncino. E infatti ci sono pure. Messica la combo, perché dice, ti mando la salsa, non ti mando come... Fantastico, stasera aperitivo. Ragazzi, fatemi leggere una cosa. Bene, con questa salsa poi papà, alla grande. Comunque, tanta roba veramente. Anche questo non l'apriamo perché abbiamo aperto le altre patatine, ma ragazzi, io penso che poi prepariamo, adesso che viene l'estate, sapete cosa faccio? Brava. Vi preparo un bel aperitivo su due cuori e una cappa. E poi vi faccio vedere queste, ve le accoppio con queste. Quindi prenderò un aperitivo e rivedremo questo e rivedremo usare anche la crema al cioccolato. Sarà un aperitivo scoppiettante sicuramente. Faremo dopo qualcosa di messicano. Vi bene, e poi per concludere in bellezza abbiamo queste, cosa sono? Le Big Red. Cosa sarebbero? Delle solo 35 centesimi, sì, questo è scritto only 35 cent. Sono e sono delle gomme da masticare. Yes, sticks gum. Assaggio io e tu? Quella cos'è? Anche io vorrei assaggiare. Wow, sono high heads! Sono queste lunghe, così. Le tipiche gomme. Le tipiche gomme americane. Buone, sono. No, non ti piacciono, sono alla cannella. Assaggio. Madonna, ragazzi, sono alla cannella. E questo invece questo è la ciliegia, però mi sembra un poco. Un poco tanto. Wow. Si dovrebbe tagliare. Gusto cinnamon. Tieni, prendite un pezzo. Ragazzi, spettacolari. Quello com'è? La gomma. Caramellosa. Morbidosa. Ciliegiosa. Meravigliosa. Sì, le ciliegie quelle da maraschino. Veramente? Ti piace? Bene ragazzi, e così abbiamo conosciuto anche American Uncle, queste box che sono carinissime, simpatica secondo box me, per fare dei regali. Quando avete un regalo da fare a un teenager, a un ragazzo dai 14, bravo, ti piacerebbe ricevere una box per questa per regalo? Sì! Bene, se volete portare un po' di allegria in famiglia, ordinate una di queste box, ma sono altrettanto raccomandate, secondo noi, da regalare ai ragazzi. Sono piene di cose divertenti, molto modaiole, moderne, per fare conoscere anche quello che c'è dall'altra parte dell'oceano in termini di snack. Le box sono di varia pezzatura e diversificato prezzo, potete scegliere voi, forse potreste anche personalizzarle scegliendo i singoli elementi che le compongono, questo non me lo ricordo, ma per maggiore certezza, così saprete voi stessi, consultate qua sotto l'info box perché vi lasciamo tutti i link di riferimento. Bravo. Dell'American Uncle. Noi ringraziamo American Uncle. Grazie per averci mandato questa America box. Bene, e quindi se anche tu hai uno zio d'America, mi raccomando, oltre a farti mandare i bei dollarini, fatti mandare questa bella box. Noi vi rimandiamo sempre qui al prossimo video, mi raccomando, andate in edicola dove troverete... Niente! Non troverete ma sicuramente niente, andando nel link qua sotto troverete i link di American Uncle. Noi, ragazzi, noi seguite anche il mio canale, Body Toys! Bene, bene, seguite anche il canale, qua c'è pubblicità occulta. Va bene. E noi ci rivediamo domenica prossima, sempre qui per un nuovo video. Sulle vostre tavole! A tutti. Ciao!